cristianesimo occidente, no? Può essere che sia stata questo tipo di religione monoteista a ispirare questa idea di individuo? Diciamo pure che individuo nasce in un contesto cristiano che fa uso del latino, quindi la parola infatti è individuum. Non sono sicurissimo, ma sembrerebbe che il primo uso che viene fatto di individuum sembra che sia Sant'Agostino. Però individuum in quanto tale esisteva già, lo usava Cicerone quando lui traduceva dal greco atomon, che vuol dire esattamente la stessa cosa, cioè una cosa che non è divisibile. Lui traduceva atomon, che era l'atomo di Democrito, okay? Quindi noi abbiamo un contesto lessicale, diciamo così, linguistico, terminologico di questo genere. Però quando Cicerone usava individuum non pensava alla persona come individuo, non aveva un concetto individuale della persona. Detto questo, il cristianesimo faceva su questo concetto di individuum, tant'è vero che qualche secolo dopo, due secoli dopo, noi abbiamo Severino Boezio, la famosa definizione della persona come individua substantia in latino, no? Quindi una sostanza individuale. Ecco, questa è la definizione di persona che poi ha avuto un seguito praticamente fino ai giorni nostri. Cioè, tutta la filosofia medievale, tutta, parte esattamente da questa definizione di Severino Boezio. Però c'erano già dei precedenti. E i precedenti sono in Platone. Platone nel Fedone è questo dialogo, no, vi ricordate, in cui si descrive l'ultima giornata di Socrate. E come avviene il dialogo? Il dialogo avviene in questo modo, cioè ci sono questi amici che sono andati a trovare Socrate l'ultimo giorno, no? Amici, discepoli, eccetera, per tutto il giorno si disquisiscono su che cosa? Sulla immortalità dell'anima. Cioè, Socrate cerca in tutti i modi di dimostrare che l'anima è immortale. Lo sbocco di tutta questa discussione, presente nel Fedone, lo sbocco poi è questo, cioè Socrate cerca di imporre questa definizione di anima. L'anima è immortale perché è un... Scusate se lo dico in greco, ma poi lo traduciamo subito. Okay. È un asyntheton. Alfa privativo, syn, che vuol dire con. Quindi è un incomposto. L'anima non è composta, non è composita. Quindi qui viene fuori una definizione che corrisponde all'atomon di Democrito. Certo. Solo che Democrito dice non è divisibile e qui si dice non è composta, ma sono due facce della stessa definizione. Solo che intendiamoci, Democrito quando parlava di atomi non intendeva che l'anima è un atomo, certo. Intendiamoci. Lui era un buon materialista. Ok. È molto interessante questo sbocco del Fedone. Perché? Perché alcuni che partecipano a questo dibattito, no? Dicono a Socrate, ma guarda che di solito la gente, noi pensiamo che l'anima sia qualcosa di composto, qualcosa che si compone, è un synteton. Synteton letteralmente, syntizemi, che vuol dire mettere insieme. No, se io metto, le nostre pietanze sono dei mettere insieme delle cose, ecco. È una composizione. E qui c'è l'idea che Socrate, qui Platone, quindi attraverso Socrate, lo dice in maniera chiarissima. Lui dice, se l'anima fosse un synteton, cioè un qualcosa di composto, non può essere immortale.
perché tutto ciò che è composto, così come è stato composto, allo stesso modo subirà poi il destino della decomposizione. Qui c'è tutta la filosofia greca pre-socratica, no? Che era di tipo naturalistico, osservava in natura non hai nulla che sia un asyntheton, che sia un non, tutto è composto. Quindi prima o poi tutte le cose si scompongono, si decompongono e quindi muoiono. E la cosa interessante è c'è anche la discussione in quel contesto lì dell'idea pitagorica di anima, che è molto bella. Vedo quei due personaggi, non ricordo più come si chiamavano, ma non importa, che dicono a Socrate, ma per Pitagora l'anima è un'armonia. Non, perché non ti va bene questa definizione, che è molto bella, no? L'anima come un'armonia. E Socrate dice no, perché l'armonia, ci siamo, è qualcosa di composto, è un sintetico. Armonia vuol dire che metti insieme dei suoni, li metti insieme bene, li metti insieme male, però è pur sempre una composizione, no? Essendo una composizione destinata a finire. Questa discussione avrà poi una notevole ripercussione, diciamo così, in ambito nella teologia, nella filosofia cristiana. Cioè il cristianesimo poi si impadronisce di questa teorizzazione platonica. È vero che il termine asyntheton non ha avuto fortuna. Ha avuto fortuna il termine atomon tradotto in latino individuum, ma quell'individuum corrisponde esattamente all'asyntheton di Platone. No? L'importante era a questo punto disporre di un termine che significasse l'immortalità dell'anima. Il nostro corpo, pazienza, si decompone, non possiamo farci niente, però poi qui succede altra cosa, no? Il cristianesimo dice no, sì, si decompone, ma poi c'è la risurrezione dei corpi anche. L'esaltazione spasmodica del cristianesimo è questa, no? Anzi, secondo me senza questo mistero della risurrezione dei corpi non c'è cristianesimo. E tu stai riproducendo esattamente San Paolo, il quale dice se noi non credessimo alla risurrezione, corpo, la propria risurrezione dei corpi, guardate bene, andiamocene pure a casa. Cioè, la nostra religione non conterebbe più nulla. Caro Carlo Spiritus, cioè la carne, sì, il corpo è il cardine della salvezza. Esattamente, perché è il messaggio cristiano. Esattamente, quindi capite che il cristianesimo fa un passo ulteriore rispetto a Platone, no? E cioè, immortalità dell'anima. Ma questa è una centralità del corpo più che dell'anima. No, un momento. Immortalità dell'anima non la perdiamo di vista, perché sennò immortalità dell'anima. In più aggiungiamo questa sicurezza, sì, sì. No? Questa fede. E fra l'altro, abbiamo citato prima San Paolo. Teniamo presente che il cristianesimo è stato inventato da San Paolo. Cristianesimo come religione nuova religione rispetto all'ebraismo. Beh, non dimentichiamo quello che Tertulliano, non usa esattamente la formula che adesso dico, però il concetto era questo. Cioè, lui dice a proposito della nascita di Gesù e la resurrezione di Gesù, lui dice, noi crediamo proprio perché queste cose sono incredibili. Di qui la formula che non è sua, ma però gli si applica bene, credo qui absurdum. Cioè, proprio perché è assurdo, ecco. Questo ne faccio una questione di fede. E non dimentichiamo una cosa, che se io dico che adesso sono le... non è che questo ci coinvolga più di tanto. Ma se noi decidiamo di credere una cosa
in quanto incredibile, il nostro noi si compatta, cioè diventiamo complici in qualche modo, no? Sospiriamo. Sì. Però il cristianesimo ha, a proposito dell'individuo, ha però un punto inquietante. Se ci pensiamo bene, la figura di Dio non è individuale, e qui spunta fuori la Trinità, e cioè io maliziosamente farei notare che l'individuo viene usato per le creature, ma non viene usato per il creatore. Tant'è vero che la Trinità è composta da tre persone, non tre individui. Il cristianesimo distingue accuratamente. Questi sono persone. C'è stato non so più quale concilio, scusate, dovevo prepararmi bene. No, non mi ricordo più sinceramente, ma proprio su questo punto hanno chiarito molto molto bene, e devo dire che hanno chiarito con grande acutezza. Cioè, dove tu ti rendi conto che il concetto di individuo, come dire, funziona limitatamente al mondo delle creature, ecco. Ma al di sopra non funziona più. La persona, fatto Agostino su questo, è chiarissimo, la persona è una relazione. Perché padre, cosa vuol dire padre? Padre vuol dire una relazione, il figlio vuol dire una relazione, lo Spirito Santo è come dire, l'affermazione ulteriore, ecco, della relazione. E me l'ha fatto notare una studentessa tanti anni fa. Questa studentessa era una teologa. Io avevo fatto un corso sull'antropologia della persona, e lei me l'aveva fatto notare, mi dice: guardi, le cose che voi antropologi dite a proposito delle altre concezioni di persona, quelle che trovate nelle vostre società strane, extraeuropee, eccetera, e cioè la concezione relazionale, lei mi diceva, nel cristianesimo c'è, solo che riguarda la Trinità. Faccio notare che il concetto di individuo è un concetto che il cristianesimo ha. Da quando l'ha formulato Sant'Agostino fino a oggi l'ha sempre mantenuto. Voi prendete specialmente poi nel Medioevo, no? I francescani, cioè i teologi francescani, Dun Scoto, Occam, eccetera, sono stati individualisti, ma proprio fortissimi, fortissimi. La realtà è fatta di individui. Non solo la realtà umana, ma tutta la realtà è fatta di individui. E cioè qui gioca il concetto di sostanza. È quell'individuo a substanza. Noi siamo una sostanza, ecco. Oh.